celeste, una storia di San Pietro, giusto? Perché sono vecchio? No, perché sei una persona fondamentale da tantissimi anni. Qual è il pensiero di oggi? Ma il pensiero di oggi è il pensiero di un grande traguardo raggiunto. Da sempre ho creduto sulla potenzialità, chiamiamola turistica, paesaggistica di questo territorio, e oggi credo che abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti. Dai tre aggettivi di qualità di San Pietro. Ma allora, intanto la posizione geografica. Siamo a metà strada tra il mare e la montagna, con un clima fondamentalmente molto bello, molto gradevole. Abbiamo delle cose fantastiche, cominciare dall'antica pieve che abbiamo qui alle nostre spalle, il muro di Chia del Poggio che ormai è conosciuto sul piano internazionale e il prodotto che queste colline producono. Direi che non è poco. Un'altra cosa, le persone di San Pietro non sono più i felettani di una volta, giusto? Si può dare uno spirito di felettanità, diciamo, anche ai nuovi arrivi? Diciamo il felettano, ma credo come quello di tanti altri paesi, quello tradizionale era una persona dalla ospitalità innata. E ringraziando il Dio, credo che questo ci sia ancora. L'unico così. Cosa che mi piacerebbe un attimino di più, le tante persone che hanno deciso di venire a vivere, nuove persone che hanno deciso di venire a vivere nel nostro territorio, magari dessero ancora un contributo anche loro per fare ancora più comunità.